Il progetto si chiama Quasimodo, come il noto personaggio del Notre Dame de Paris, ultimo tra gli ultimi per la sua disabilità, che si innamora di Esmeralda, anche la vittima dell'emarginazione sociale per via delle sue radici rom. Su questa immagine del noto romanzo di Victor Hugo, tra le più amate in letteratura, si concentra il senso dell'attività della Bone Warrior International, organizzazione presente in tutto il mondo, che questa mattina a Pescara si è presentata in particolar modo al mondo della scuola, dibattendo su un tema delicato come quello dei diritti fondamentali nell'era liquida. È un'associazione concreta, cioè dal momento in cui arriva la chiamata, il 95% di chiamate a noi arrivano dalle forze dell'ordine, notte, giorno che sia, noi ci alziamo, prendiamo la ragazza in carico, valutiamo dove inserirla, diamo un avvocato, se serve uno psicologo e la portiamo fino alla fine. Ma noi lottiamo contro le violenze di genere, perché tutti i diritti fondamentali, i bambini, i gay, i diritti dei detenuti, abbiamo tanti percorsi ai diritti dei detenuti e siamo molto orgogliosi di loro, questo sì. E in Italia ogni regione ha la propria responsabile, il proprio coordinatore che dirige la regione corrispondente alle attività della Montori. E siamo in tutti i processi, cioè siamo in tutti i tribunali d'Italia. Questo progetto di Bone Warrior, il progetto Quasimodo, guarda un po' a tutto il mondo, però anche ai territori locali. Che realtà abbiamo qui in Abruzzo da questo punto di vista? Beh, la realtà in Abruzzo è come un po' la realtà che insiste in ambito nazionale, ma anche in ambito europeo. I nostri ragazzi hanno delle difficoltà, la società è stata una società liquida, pertanto quello che rileviamo è una maggiore fragilità dei nostri ragazzi e anche l'uso dei social comunque va a incanalare quello che si è sviluppare una sorta di violenza verbale e fisica. Noi abbiamo acquisito una consapevolezza e interverremo in modo concreto con una comunicazione per la prevenzione alla violenza, all'uso di alcol, droghe, insomma, e dobbiamo in qualche modo ripristinare quello che sia il senso vero della solidarietà e dell'umanità. I nostri ragazzi sono troppo isolati in questa società. E noi portiamo ai ragazzi questo valore che è quello della persona umana, al centro c'è proprio l'umano, al di là del momento che vive, della difficoltà che può in un periodo della sua vita appunto trovarsi a vivere. E le scuole hanno risposto con grandissimo entusiasmo, noi abbiamo coinvolto quasi tutti gli istituti comprensivi della città e le insegnanti sono massimamente collaborative e i ragazzi si sono sentiti protagonisti di questa esperienza. Parlare della violenza si può.